Col sorriso, lo ricordiamo perché amava sorridere anche lui. Parto da Evaristo perché ovviamente mi sembra giusto. Oggi le esequie del professor Colombo, una figura che ha accompagnato un pezzo di storia dell'Inter. Abbiamo tantissime foto con Mazzola quando Mazzola non giocava più. Abbiamo foto con Spillo, con te, con quell'Inter lì, con Radice, con Bersellini. Insomma, adesso vediamo tutto, ma io chiedo a te un ricordo personale di Luigi Colombo. Personale, viveva con noi. Lui, cioè io ero già un po' particolare, poi pensavo di trovare, avevo un allenatore che era abbastanza duro e lui aveva trovato una figura proprio che mi seguiva, ma e sembrava che fosse addirittura timido e era in soggezione a mi diceva sempre becca ti raccomando guarda che ci sarebbe da profe sei tu vedi tu guarda che io sono già un tipo agitato i miei spazi i miei tempi però sempre con la sua flemma la sua calma e ti gestiva a livello medico magari perché non ero un cuor di leone giocando tre partite alla settimana quando mi vedevo un po' distrutto mi diceva chiedi un giorno di riposo fai bagno massaggio ti dava le dritte anche sì, per gestirti ma sempre in modo cordiale gentile non perché poi ho trovato anche quando si sono montati un po' tutti la testa con più passavano gli anni trovai comandava tutti dal magazziniere al presidente lui era ancora una figura e poi lo ricordo volentieri perché negli ultimi anni, anche quando andavo a San Siro, io avevo un passaggio obbligatorio. Lui per tanti anni, credo che Marco sappia bene tutta la sua storia, c'era un posto a San Siro che c'era lui e Livano Frezzoli, la Lady Renata, e quindi il mio passaggio era andare a salutare loro due, che erano sempre insieme a seguire la loro Inter fino all'ultimo. Prima di andare, l'hai detto tu, anche Marco effettivamente ha una conoscenza del prof Colombo e anche della famiglia, alla quale ovviamente facciamo le condoglianze e ci stringiamo. Una cosa prima di venire da te, all'interista Gian Greco, quell'Inter lì, quelle immagini lì, quella squadra lì, quella di Evaristo anche, è un qualcosa che per l'interista medio, forse anche per te, è un po' poetica, no? E lui era un verso di quella poesia, alla fine. Assolutamente, Luigi Colombo rappresenta una parte importantissima di quella storia straordinaria, in cui la poesia sicuramente ha trovato spazio. Qui noi abbiamo in studio uno che, quando giocava a calcio, è come se non faceva poesia, e non a caso, insomma, è rimasto nel cuore di noi tutti, non lo dico per compiacerlo, lui lo sa, Evaristo Percalzo si sa, la stima, ma soprattutto l'affetto che noi tutti abbiamo. Tra l'altro a me è capitato anche poi di seguirlo quando aveva giocato in altre squadre, anche quando aveva giocato al Barletta in Serie B, dove aveva fatto un miracolo perché praticamente aveva salvato da solo quella squadra. E quindi ti dirò: sì, è un ricordo bellissimo. Tra l'altro, il professore, io ho visto che era stato anche sindaco del suo paese di Cesano Boscone, quindi sì. Tempi in cui magari i sindaci si sceglievano tra le persone di rilievo, no? E quindi c'era questo legame fortissimo con il territorio di appartenenza. E quindi chiaramente la tristezza ti prende quando pensi che una persona come questa è andata via, che non c'è più. Marco ha davanti un pallone e un logo del Milan, lo vedete, però in realtà poi chiaramente il calcio è una roba, le amicizie, le frequentazioni, le persone sono tutta un'altra cosa. Tu lo conoscevi bene, conosci bene suo figlio. Sì, sì, io conosco bene la sua famiglia, sono legatissimo a suo figlio Nicola, che per me è come se fosse un fratello. E quindi questa è l'ennesima dimostrazione che alla fine qua noi ridiamo, scherziamo, ci prendiamo in giro, lo facciamo anche spesso e volentieri, però alla fine lo facciamo sempre tutti col sorriso. Io e Nicola, che appunto è il figlio del professor Colombo, diciamo che nel quotidiano io faccio parte della schiera rossonera dello IEO e lui fa la parte del tifoso interista, che ogni volta che ovviamente le nostre squadre perdono, no? È una guerra sportiva ovviamente settimanale. Però è proprio giusto secondo me ricordarlo perché da quello che mi ha sempre raccontato appunto Nicola, lui rappresentava l'interismo, cioè l'interismo al 100% veniva rappresentato proprio da uno che in realtà era un medico, non era un ultra, era un medico, e questa è l'ennesima dimostrazione che il calcio unisce e può coinvolgere un po' tutte le figure. Il professor Colombo era un grande interista, questa sua passione è stata trasmessa a suo figlio Nicola che è, ripeto, nonostante la sua fede calcistica, come se fosse un fratello, infatti mi stringo al suo dolore, suo e di sua mamma e dei suoi fratelli, e posso dire soltanto grazie a una persona che ho vissuto appunto nei racconti di Nicola,
sono rimasto, come dire, impressionato positivamente appunto da tanti racconti. Potrei star qui a raccontartene mille, ma vorrei raccontarti l'ultimo. Che ho vissuto io in prima persona durante, diciamo, la fase finale della sua vita. Il professor Colombo era appunto da me in ospedale, nella struttura in cui lavoro, e allora per battuta gli dico: prof, come va? Faccio un po' fatica, la vedo, mi fa, sono un po' come le casse societarie dell'Inter, dice lui. Quindi questa è l'ennesima dimostrazione che in un momento così comunque di sconforto, e in un momento così difficile, era comunque sempre pronto alla battuta, allo scherzo. Poi ci sono state anche tante manifestazioni di solidarietà, è stato uno che si è prestato anche in maniera importante anche in questo senso, quindi diciamo che il mio abbraccio va alla sua famiglia, un abbraccio in particolare va a Nicola Colombo, io come tutti i miei colleghi dello IEO, ovviamente ci stringiamo al dolore della famiglia Colombo. È stato bello perché Marco, oggi io ero fuori in Milano per appuntamento, quindi ci siamo sentiti, poi su noi abbiamo il gruppo degli anni 80, quindi la voce già da ieri era già circolata, tutti, e tutti che chi riesce ad andare, chi è fuori, chi è lontano, però ecco, erano tutti coesi col pensiero. Tra l'altro io ho trovato una fotografia che mi sarebbe piaciuto portare, però i tempi che corrono non posso, perché era uno, le visite mediche, si faceva l'esame del sangue, no? Sì. E io appena arrivato c'era lui, mi fa, becca, vieni che ti facciamo l'esame di sangue, e c'è Luigi che mi fa, mi prendeva, cioè, sì, prendeva il sangue. Sì. C'ho Spillo dietro che mi copre gli occhi, avevo paura, però vedevi con che dolcezza faceva la cosa, ma se la mandi in giro adesso... Sì, meglio evitare. Invece mi sarebbe piaciuto per dire... Nonostante tutto ti metteva sempre a tuo agio per fare le cose, ma fai alla fine la idea. Dimostrazione che comunque la sua passione, oltre a quella appunto calcistica, essendo un medico di fama internazionale, è stata comunque trasmessa a Nicola Colombo. Sì, è comunque anche lui un cardiologo, ha ripercorso le scie del professore, e sicuramente anche lui sta entrando, diciamo, in un'elite importante anche dal punto di vista medico. Okay. Però ripeto, la cosa bella è che io continuo a insistere su questo messaggio, perché secondo me è molto importante. Quando ci prendiamo in giro, si ride, si scherza, ma lo si fa sempre con rispetto. E l'ennesima dimostrazione è che Luigi Colombo è stato uno dei promotori, anche nonostante la sua passione interista al 100%, l'ha trasmessa a suo figlio Nicola, e se io e Nicola ci prendiamo in giro, scherziamo, ridiamo, ma lo faremo, vuol dire che l'ha trasmessa bene, l'ha trasmessa sana, nella maniera corretta, perché quegli anni, diciamo che negli anni 80 Milano non era proprio facile, no? Non era un ambiente proprio tranquillo, quindi se questa passione e questa mentalità, questo modo di vivere il calcio è stata trasferita in questi termini, è evidente che è stata fatta una cosa estremamente corretta. Abbiamo visto delle foto che raccontano un'epoca, Enzo, dalla quale poi anche tu fai parte relativamente, perché eri giovanissimo sostanzialmente, o quasi. Però cioè, vedere Bersellini, vedere Radice tra l'altro mentre esultava, diciamo così, di fianco lui e sempre accanto a delle figure, e lo fa con, almeno nelle foto lo si vede con l'infortunio di Bordone alla spalla, esatto. Lo fa con una delicatezza e con una prontezza, perché anche dalla casa c'è il figlio che lavora, Massimo, e anche l'altro. Ho visto una foto con questi sorrisi qua. E il dottor Colombo, tra l'altro nell'84-85 io ho esordito in Serie A grazie a Bersellini, e quindi nell'84-85 il dottor Colombo era ancora all'Inter, quindi ho esordito con la Roma, però ho giocato poi contro l'Inter a Marassi, quindi il dottor Colombo sicuramente era in panchina, quindi chiaro, l'ho incrociato, anche se io ero un ragazzino, Evaristo era già un po' più vecchietto di me, però eravamo insieme, eravamo insieme nella Sampdoria, vecchietto, non è che era un po' più vecchietto, e quindi... Quell'Inter comunque era una squadra, a prescindere da tutto, perché poi ci fu il cambio, praticamente il dottor Colombo nell'84 arrivò Pellegrini, lui era stato portato all'Inter da Fraizzoli, se non ricordo male, quindi c'era stato quel cambio anche societario. Tutto. E poi dopo qualche giocatore importante, sta medico Pasquale Bercelli, tutti qua, dal CIN direttore generale, perché ho avuto la fortuna di dialogare con loro. Con Pasquale Bergamo, medico, con Pellegrini, con Dalcin, è stato Castagnier che arrivò come allenatore, arrivò Rummenigge.
E ho avuto dei bei dialoghi con i miei sedizi. Immagino, guarda, immagino assolutamente. No, se posso dire solo un'ultima cosa, sì, una cosa e poi chiudo facendo vedere un messaggio. Per sdrammatizzare un attimo, no? Per raccontare appunto la passione, ma la simpatia e il rispetto che c'è tra me e Nicola Colombo, che è appunto il figlio del professor Colombo, che forse è la persona che insieme alla moglie del professore e i fratelli sta soffrendo di più in questo momento. Quando l'Inter vince lo scudetto un mese e mezzo fa, Nicola, essendo interista al 100%, ripeto, cardiologo di fama internazionale, sì, non l'ultimo arrivato, organizza una festa da me in ospedale, festa ovviamente contenuta. Io ho cercato di rovinargli la festa riempendogli la macchina Nicola Colombo di cartelli con scritto, non insulti chiaramente, però diciamo messaggi relativi alla società Inter, invitandoli a fare un certo tipo di gesto. Però diciamo che è per far capire come si vive il calcio e come è giusto vivere il calcio, sì, perché i problemi della vita sono altri. L'esempio mio di Nicola, secondo me, dovrebbe essere ad esempio un po' per tutti quelli che pensano che il calcio sia una guerra di religione. Ecco, io chiudo così prima di mandare la pubblicità e poi entrare in tutto quello che è. Non l'hai mai visto arrabbiato? Non l'hai mai visto incassato. Si vede dalle foto, ho notato, cioè, che ha comunque sempre una faccia incredibile, serena. Tutti noi, anche quando magari pigliavi le ribaltate, no? Che arrivi ai spogliatoi, ci sono tutti allenatori, preparatori, medici. Lui l'ho sempre visto lucido, tranquillo, una parola buona. Avere quando si gioca nelle squadre a livello professionistico, chiaramente, avere comunque la parte medica, quindi i dottori, sì, eccetera, eccetera, che comunque sono parte integrante, certo, del gruppo, certo, quindi non sono... Fanno gruppo anche loro, certo. Secondo me è un grande valore aggiunto. Utile, adesso, certo, il dottor Colombo è stato uno dei massimi esponenti di questo senso, poi... Ho avuto anche la fortuna a Parma, alla Sampdoria, al Milan di avere comunque sempre dei dottori che erano una parte anche la Sampdoria, il dottor Capicco. Ma tu eri affezionato giustamente a Colombo, vedi? ti ricorda il nome. Zanichelli, lo ricordo ancora. Parma era Zanichelli, certo. Vabbè, comunque, ragazzi, erano una parte fondamentale. Sì, sì, assolutamente. Ok, per chiudere. Questo è il messaggio che va un po' nel solco di quello che diceva Marco Verdoliva. Ricordo il prof Colombo, l'ospedale di San Paolo di Milano, grande uomo, Emilio Milan. Questo è un milanista che ha voluto condividere il ricordo di Luigi Colombo, che salutiamo ancora per l'ultima volta. Ciao prof.